Oggi la villa comunale si è animata, non è carnevale ed è una cosa seria invece, anche se ci sono questi spaventapasseri che stanno a testimoniare, a simboleggiare qualcosa, ecco, che vuole dire non solo al popolo canicattinese ma anche alle istituzioni. Allora, l'Istituto Gangitano, in particolare le classi seconda e terza B, si sono cimentate nella realizzazione di un'attività progettuale che vede come protagonisti gli spaventapasseri. Rubati alla tradizione contadina e in ottemperanza con una tradizione classica, mimica e pantomimica, che vede la maschera come protagonista di qualcosa che vuole assumere un volto ma che non ce l'ha, noi abbiamo realizzato questo progetto, questi spaventapasseri che rappresentano le istituzioni, che sono maschere, che non hanno un volto, che sono sorde a quello che è il grido dei nostri giovani e delle nostre generazioni. I ragazzi vogliono credere nei valori, vogliono che ci siano dei valori, ma chiaramente hanno bisogno di qualcosa a cui aggrapparsi. Chiedono, vogliono chiedere, hanno realizzato dei pensieri che vogliono essere proprio manifestazione di un'esigenza che possa farli crescere nel migliore dei modi, avendo fiducia nel futuro. Naturalmente i temi sono vari, ma quello che risalta è la mancanza di valori in cui credere. Questi giovani sono sfiduciati e le istituzioni dovrebbero essere quelle che dovrebbero infondere fiducia, a partire dalla scuola, che è poi la prima società aggregativa e il primo agente sociale, diciamo, che forma i ragazzi. Chiedono fiducia nella scuola, nella famiglia, nei genitori, nella chiesa, nella politica, in chi comunque ci governa e in chi dovrebbe aiutarci a crescere nel migliore dei modi, culturalmente, socialmente, politicamente, ma eticamente. Professore Marrali, oggi tanti spaventapasseri che non fanno paura dal punto di vista anche, diciamo, coreografico, sono molto belli, sono stati realizzati dagli alunni, però ecco, fanno paura perché dietro c'è un significato profondo. Sì, un po' il significato è concettuale, i ragazzi stanno facendo una performance dal soggetto al concetto delle cose e un po' protestano con chi ha il potere, perché si parla tanto ma non si agisce poco o niente, no? Specialmente nelle nostre parti, la Sicilia, dove c'è tanta fuga di cervelli e questi ragazzi un giorno sono costretti ad emigrare, andarsene fuori e non ritorneranno sicuramente, perché c'è molta differenza. Il fatto di prendere consapevolezza dei propri diritti e poi manifestare quello che proprio, insomma, nei confronti di chi... Di tutto, dai genitori alla chiesa, allo Stato, a tutto ciò che ha un potere. Lo spaventapasseri ha il potere di scacciare via i passeri, no? Quindi ha questo potere. Noi l'abbiamo preso come simbolo senza alcuna pretesa. Ecco, quanto tempo lavorate a questa iniziativa che poi voglio dire è stata molto ordinata, tra l'altro non ci sono urla, è semplicemente una protesta tra virgolette anche silenziosa, sì, anche se molto coreografica. Sì, pacifica. Ma è facilissimo fare uno spaventapasseri, basta fare una croce di bastone, no? E metti addosso i vestiti che non metti. È una cosa facilissima. Poi sono ragazzi della Gangitano, quindi sanno un po' il mestiere, qualcosa sanno. Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti onesti. Libera Chiesa, il libero Stato, per una religione che lasci la libertà. Continuiamo a mettere cerotti giganti sulle nostre ferite, ma dobbiamo evitare di ferire. Non tutto ha un prezzo come la verità. Il mondo non è solo nostro, rispettiamo gli animali e ogni forma di vita. La politica non è un mestiere, è un servizio. E servire non è servirsi o circondarsi di servi. Per una politica che sia dalla parte dei cittadini. Governano il mondo solo coloro che dicono le loro follie, in modo così forte e così bene da farle sembrare verità ineluttabili. Vorrei che in un'Italia che è definita il bel paese, tutti possano essere fieri di questa nazione e non pronti a scappare altrove. No agli atti di vandalismo, sì al senso civico. Non so se avere più paura di una dittatura violenta oppure di una democrazia basata sull'ignoranza.
Il bello della democrazia è questo. Tutti possono parlare, ma nessuno ne deve approfittare. Io voglio un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e fratellanza, un mondo più vero.